Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi vi parlo della collina. Le colline sono un rilievo più basso e più arrotondato rispetto alle montagne. La loro altitudine è compresa fra i 200 e i 600 metri rispetto al livello del mare. Ma come sono nate le colline? Le colline possono avere origini diverse, possiamo distinguerle tra colline tettoniche: si sono formate milioni di anni fa per sollevamento dei fondali marini, sono le Murci in Puglia e le colline del Monferrato in Piemonte. Colline strutturali. Erano montagne che lentamente il vento, la pioggia e il ghiaccio hanno arrotondato. Si trovano in Toscana e in Umbria. Colline vulcaniche. Sono antichi vulcani spenti e hanno una forma arrotondata a causa dell'erosione. Colli Euganei al nord e i colli Albani al centro. Colline moreniche sono formate dalle morene, cioè dai detriti accumulati e trasportati a valle dallo scivolamento dei ghiacciai. Si trovano nella zona del lago di Garda. Ora vediamo gli elementi del paesaggio. Le colline hanno forma arrotondata e versanti meno ripidi rispetto alla montagna e sono generalmente ricoperte da boschi e da coltivazioni. In cima alle colline spesso troviamo piccoli paesi e attorno ai pendii l'uomo ha creato dei bellissimi terrazzamenti per poter coltivare più facilmente il terreno. I terrazzamenti, detti anche gradoni, sono stati creati dall'uomo scavando in piano parti della collina, poi delimitati da muretti di pietra per sostenere il terreno, formando una sorta di scalino. Il clima. Il clima è mite in collina. In inverno c'è freddo, l'estate è calda. Fin dai tempi antichi vivere in collina è stato più facile per l'uomo rispetto alla montagna, perché è riuscito ad adattare l'ambiente alle sue attività. I versanti meno ripidi, la creazione di terrazzamenti e il terreno più friabile hanno permesso di sviluppare diverse attività, come ad esempio la coltivazione di viti, olivi, alberi da frutto e cereali e l'allevamento di bovini, ovini ed equini. La bellezza del paesaggio e la presenza di antichi borghi ha permesso di sviluppare anche il turismo. I turisti in collina possono degustare i prodotti tipici come l'olio o il vino e trascorrere piacevoli vacanze in strutture chiamate agriturismi, dove possono restare a contatto con la natura e gli animali. La flora della collina è costituita da boschi di latifoglie come quercia, castagno, faggio e nocciolo. Inoltre troviamo vari frutti selvatici come le more, i mirtilli, le fragole e i lamponi. La fauna è caratterizzata dalla presenza di lepri, cinghiali, volpi e scoiattoli. Nei prati pascolano mucche, pecore, capre e maiali allevati dall'uomo. Sono presenti vari tipi di uccelli come il merlo, il picchio e rapaci come il gufo e la civetta. Se ti è piaciuto questo video metti un bel mi piace, iscriviti al canale, attiva la campanella per ricevere un po' di notifiche, commenta, condividi e seguici!